Qualche giorno fa, al ritorno da un trofeo, dal campionato italiano junior, abbiamo ricevuto da Andrea Valentini la convocazione di Nicola Sozzi, classe 2003, un atleta che viene dal nuoto agonistico, dalla Vissauro Nuoto, e si è approcciata neanche un anno e mezzo fa al pentathlon agonistico. E abbiamo avuto questa bellissima soddisfazione di ricevere la prima convocazione dagli anni 2000, per cui sono tantissimi anni che non abbiamo una convocazione di un atleta, soprattutto femminile, a Pesaro per la nazionale azzurra. E questa ragazza, che è una ragazza molto dotata, venendo dal nuoto agonistico ovviamente ha un ottimo nuoto, e poi abbiamo costruito tutte le altre discipline che sono la scherma, il laser run, e comunque è stata una soddisfazione enorme per la SD Futura ricevere questa convocazione. La convocazione è stata fatta inizialmente per il campionato del mondo, ma il nostro tecnico Michele Ravaglia ha ritenuto Nicola ancora troppo giovane e ancora poco preparata per fare questo campionato, e per cui ci hanno proposto di fare questa gara che si chiama Open Competition di Berna. È una gara internazionale comunque molto importante e che dà la possibilità a Nicola di farsi esperienza sul campo prima di, diciamo, di intraprendere quell'altro tipo di strada. E il pentathlon oggi, con questa convocazione, riceve una grandissima soddisfazione. Erano anni che non c'era Pesaro, per cui insomma siamo molto molto soddisfatti. Volevo anche dire, aggiungere, che comunque a questa gara di Berna è stato convocato anche il tecnico Michele Ravagli, che è il nostro tecnico coordinatore della SD Futura, ex pentatleta, ex Fiamme Azzurre, e per cui magari chiamo Michele a venire a fare due parole, così ci racconta un po' la sua storia da pentatleta. Sì, io ho fatto pentathlon ad alto livello e quindi ho fatto parte sia del corpo delle Fiamme Azzurre, con cui abbiamo vinto il primo titolo italiano a squadre, ancora ricordo, della storia delle Fiamme Azzurre, quindi polizia penitenziaria, e ho fatto parte della nazionale italiana. Quindi questo è il mio passato da sportivo. Ho smesso in età abbastanza giovane per situazioni personali, e quindi sono uscito dal pentathlon moderno per oltre 20 anni, 23 anni, e dopo uno stalking pazzesco da parte di Adriana sono rientrato come tecnico della SD Futura. E quindi questo è un po' il mio mondo. Io faccio il preparatore atletico di professione, sono un professionista dello sport, perché ritengo che lo sport non vada proposto per sport, ma noi lavoriamo con le emozioni, con i fisici, con le strutture degli atleti, con gli investimenti delle famiglie, con gli impegni di tutto il contorno e del pacing che si muove intorno all'atleta. Quindi è una cosa seria e va fatta da professionisti. Quindi io ringrazio Adriana per la fiducia, ringrazio tutti gli atleti che si mettono e si affidano alle quelle che possono essere le mie competenze, ma non sono io a doverle valutare, però insomma è un enorme piacere fare qualcosa per gli atleti e non solo con gli atleti. Che atleta è Nicola Sozzi? Bella domanda. Nicola Sozzi è una figata di atleta. È un atleta eclettica per scoperta. Lei ha precedentemente detto che veniva da una disciplina anche abbastanza settaria, no? Il nuoto ci dà pochi spazi di manovra perché è abbastanza vincolante, quindi passare da una disciplina così complessa a livello proprio di spazi di manovra mentali a una disciplina eclettica come il pentathlon moderno non è decisamente facile, e non è un passo che viene in modo naturale, bisogna costruirlo. Nicola ha dimostrato invece di essere capace di farlo in tempi assolutamente brevi. Il pentathlon è una specialità che permette all'atleta di maturare in un'età anagrafica anche avanzata, soprattutto in un'età anagrafica in cui c'è un completo sviluppo, e lei, nonostante ancora sia giovanissima e con un'esperienza altrettanto breve, è riuscita a fare passi da gigante in breve tempo. Nicola, cosa hai pensato quando è arrivata la notizia della convocazione? Ero molto incredula, stupefatta, ancora sinceramente non ci credo molto, devo realizzare tutto. Ero molto felice, contenta, entusiasta e soddisfatta molto del mio percorso svolto, anche se appena iniziato. Con che spirito approccia questo appuntamento di Berna? La vivo come esperienza da fare, sono molto felice di andare a fare questa gara e non vedo l'ora anche di mostrare quello che devo fare e di farmi nuove esperienze.
Per quella che è stata invece la tua esperienza finora, che cosa ti ha spinto ad avvicinarti ad una disciplina come il pentathlon? Io vengo dal nuoto, quindi ero anche un po' avanti, cioè ero un po' più, diciamo, tra virgolette, facilitata, però dovevo costruire ancora 3-4 discipline che non avevo mai fatto e è stato abbastanza complicato. E attraverso conoscenze così mi sono buttata, ho detto perché non ci proviamo, alla fine mi sono trovata molto bene, sia con i compagni che con gli allenatori ho trovato come una seconda famiglia. Uno sport così multidisciplinare, quanto carico di allenamento comporta a livello quotidiano, settimanale? Comporta tantissimo allenamento, a volte anche arrivare a fare 3 sport in un giorno solo, anche svegliarsi la mattina presto e fare potenziamento per poi fare altri 2-3 sport al pomeriggio è abbastanza tosto, e soprattutto per chi prima era abituato a fare solo 2 ore di allenamento al giorno.